Ciao a tutti. Oggi ci troviamo a Longone al Segrino, in provincia di Como. E visto che anche oggi darà pioggia, abbiamo deciso di non andare in montagna e fare il giro del lago del Segrino. Venite con noi. Noi siamo arrivati a Longone al Segrino, dove c'è un ampio parcheggio gratuito, e lì subito inizia il percorso per fare il giro del lago su questa pista ciclopedonale. Adesso siamo lungo la provinciale e poi dall'altra parte saremo sotto il bosco. Sarà un po' più tranquillo. Qua troviamo anche la mappa con la ciclovia dei laghi, dove c'è il lago di Segrino e anche il lago di Pusiano, che comprende la ciclovia dei laghi. Ci sono un sacco di bei pesciolini nel lago. Come vedete, il tempo non è proprio il massimo. È bello afoso, più tardi è prevista pioggia e quindi ci facciamo il nostro bel giretto del lago e torniamo a casa prima di prendere l'acqua. Qui siamo arrivati alla svolta per andare sull'altra sponda del lago e adesso andiamo dall'altra parte. Se non trovate parcheggio a Longone al Segrino, si può percorrere tutto il lago, in fondo girare a destra, e anche qua ci sono un po' di parcheggi gratuiti e da questa parte si continua il giro del lago. Eccoci sull'altra sponda del lago. Noi siamo partiti da là in fondo, abbiamo fatto tutta la pista ciclopedonale, qua in fondo abbiamo girato e siamo arrivati qua da questa parte per continuare il nostro percorso. Qui abbiamo anche trovato un sentiero che sale nel bosco, il sentiero della Budraghera, e ci ha indicato anche Canzo a un'ora e si arriva a un punto panoramico sul lago del Segrino. Andiamo avanti sulla nostra strada. Bella distesa di ninfee. Come sono belle. Qui c'è anche un bel ponticello, un altro bel punto dove fermarsi. C'è anche una cappelletta del gruppo alpini di Longone al Segrino. Attenzione, attraversamento paperelle. Guardate qua cosa abbiamo trovato, ma che belle! C'è anche una biscia d'acqua. Guarda la biscia d'acqua, guarda.
come si può vedere dal cielo, mi sa che tra un po' arriva. Anche per oggi il nostro giro è finito. È stato un bellissimo giro intorno al lago del Segrino. Abbiamo percorso circa 5,5 km. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E ciao a tutti, al prossimo video! Abbiamo deciso di andare a vedere se si vede qualcosa del castello di Gagliano, proprio sopra il lago Segrino, la chiesa di San Vincenzo del XIII secolo. Una bella grotta con Madonnina. Questo è quello che si vede del castello di Gagliano, perché qua è tutto chiuso, però adesso andiamo avanti un pochettino a vedere se troviamo la torre medievale. Il tempo peggiora sempre più, speriamo di non prendere l'acqua, andiamo a vedere. I campanili di San Vincenzo, se hanno prove dell'esistenza dell'abitato di Gagliano già dal 1200. Qua si vede poco perché la giornata non è delle migliori, però là sotto c'è il lago di Pusiano. Che bello! Abbiamo visto anche uno scoiattolino. Stiamo arrivando all'ultima cappella della Via Crucis, che è più grande delle altre. Eccola qua. Un bel altare. E da questa parte abbiamo un terrazzino panoramico sul lago del Segrino.